Ognuno di noi ha un lato nascosto e io sono qui per scoprirlo. Porco boia, io sta roba di Marini non lo so mica come mai è venuta fuori, eh? Introiatoment. Pierluigi, venerdì, ore 21. Io era la prima volta che incontravo Silvio da solo, capisci? C'avevo il cuore che faceva bum 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 bum, sta qua. Perché io c'avevo nella testa chiaro di entrare lì dentro in quella stanza e mi ripetevo Rodotà, Rodotà, Rodotà. Io prima di entrare in quella stanza e incontrare Silvio mi dicevo Rodotà, 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 non mi smuove neanche un caterpillar, perché sta qua. Sono entrato dentro la stanza, ho visto Silvio, ha iniziato a tremarmi le gambe, non era mai successo in vita mia. Sono uscito da quella stanza che ripetevo Marini, Marini, Marini. Sta qua. Ha mai pensato che potrebbe essere attratto da lui? Da Marini? Ma no, da Silvio. Una sorta di invidia inconscia. Si è chiesto cos'ha lui che lei non ha. Guardi, lui c'ha sta roba qua che è incredibile. Perché lui appena dice una cosa tutti lo seguono. Dunque, lei vive come conflitto di personalità questa rivalità con Berlusconi. Berlusconi? Guarda che io parlavo di Grillo, eh. Introiatoment. D'accordo, Grillo. Allora, mi parli di questo Grillo. Guarda, lui c'ha sta roba qua che treme. Che lui riesce a essere chiaro. Lui con le persone che ha. Se ti deve mandare a fanculo, lui ti manda a fanculo. Ma perché se lei vuole mandare a quel paese qualcuno, che cosa dice? All'occhio, stai attento, perché il nostro grado di sopportazione è arrivato a dei livelli che ci potrebbero anche spaccare, perché un po' si possono prendere i 5 minuti, ragazzi, siamo fatti così perché siamo belli, bravi e buoni. E poi chiudo con una delle metafore delle mie, che è il sanguinaccio anemico non esiste mica, eh. Le capita mai di sognare Grillo? Porco boy, se mi capita. Stanotte mi sono sognato che mi frustava con un ramo di betulla in streaming. E questo a lei che cosa ha suggerito? A me? Di comprare una pomata per i lividi. Ragazzi, mi sono svegliato che ero tutto blu. Mi dispiace, ma il tempo è scaduto. Porco boy. È la stessa cosa che mi ha detto Renzi. Arrivederci. Introiatoment. Ciao ragazzi, benvenuti nel paese delle meraviglie.